non è che sono Massimiliano Quaresti Mimla con la I, cioè, sul nome, sì. E per la cooperazione sociale, con Socialpismo e Socialpismo, qualcuno di voi conosce, e Andrea Lascano, che è collega per la parte tecnica. Abbiamo, oggi lavoriamo su questo argomento che appunto è la finanza finalizzata ai servizi sociali e in particolare alle operazioni di risparmio energetico. E lo facciamo con la presentazione anche della nostra iniziativa che abbiamo recentemente costituito, che si chiama Sinergia, è una società cooperativa e una ESCO Energy Saving come risparmio company. E quindi diciamo, rispetto alla presentazione che trovate come Prisma e come studio centro, oggi ci siamo presentati per questa società che si chiama Sinergia. Non so che vediamo se accende il video. Eccoci qua, allora, quindi appunto oggi attraverso, come nome comune usiamo questo, e gli argomenti che sviluppiamo sono, partendo dallo strumento azionariato popolare, cerchiamo di dare una nostra definizione, una nostra considerazione su che cosa intendiamo, perché non è una natura giuridica, non è una definizione, insomma, che possiamo utilizzare perché proviene dalla norma, ma è una definizione sulla quale concordiamo, insomma, sulla quale ci capiamo per un programma finalizzato. Allora, anzitutto è uno strumento, appunto, è finalizzato. Oggi soprattutto discutiamo di come possa essere usata la finanza al risparmio energetico. Quindi presentiamo come si costruisce un progetto di riqualificazione energetica, in particolare un caso concreto che è il municipio di Sant'Orso, perché l'abbiamo visto lo scorso ottobre e oggi possiamo anche aggiornare, insomma, su alcune informazioni su come si interviene e su che finanza, che tipo di finanza richiede. Quindi il progetto imprenditoriale, chiamiamolo, insomma, che viene esaminato è questo, legato al risparmio energetico, e poi capiamo quali sono le condizioni per raccogliere risparmio tra soci con due esempi, con due brevi esempi, insomma, che spero aiutino anche a confrontarsi, perché trattandosi di uno strumento come dire, non è neutro, cioè dipende da ciò a cui serve, insomma. Quindi può essere una cosa che funziona o può essere una cosa che non funziona, perché dipende dal programma per il quale è stato costruito. Quindi ecco, noi riteniamo che parlando, insomma, consideriamo uno strumento, un mezzo, un modo per finalizzato a anzitutto raccogliere finanza, fare raccolta finanziaria diretta, quindi in modo diretto tra il risparmiatore e l'impresa, l'azienda, diretta e finalizzata degli investimenti. In questo modo lo intendiamo, insomma. Quindi non genericamente, come può avvenire, non so, il caso che qualcuno conosce il risparmio soci della Coppa Adriatica, questo tipo di aziende, qui era un risparmio, una sorta di deposito, diciamo, temporaneo. Quindi qui oggi, quando parliamo di questo argomento qui, vogliamo rappresentarlo come finalizzato e rivolto ad un'operazione di investimento, che quindi chiede di essere valutata, cioè immediatamente emerge la necessità di capire se questa operazione di investimento regge o non regge, quindi che tipo di programma imprenditoriale è sottostante alla richiesta di destinare capitale e risparmio. Oggi, ripeto, facciamo un esempio sulla un'operazione di riduzione dei consumi e appunto di risparmio energetico. Lo facciamo in particolare perché tra i settori della cooperazione sociale
richiede investimenti e, o limitati, insomma non è mai stato un settore che ha attratto grandi capitali. E se invece si ragiona di energia, di settore energia, è un settore di intensità di capitale molto più elevato. Appunto lo vedremo dopo rispetto a un costo di gestione relativo, come può essere quello del consumo del municipio di Artegnano, la quantità di investimento che richiede all'inizio è molto importante anche per ridurre di una percentuale bassa il consumo. Perché poi questa cosa dura per tanti anni, no? Quindi c'è questa, diciamo, differenza logica, differenza nella natura stessa dell'elemento economico, che uno è quotidiano e l'altro invece ha uno sviluppo nel tempo, diciamo va ad ammortamento, e quindi se portato all'inizio chiede un'attualizzazione, una capitalizzazione iniziale. Il risparmio energetico ha questa caratteristica un po' su tutto, anche sulla casa di ciascuno di noi, sapete, insomma con una camera caldaia spende diverse migliaia di euro che invece con un risparmio relativo poi degli anni. L'altro elemento che ci caratterizza, che caratterizza Sinergia, che caratterizza però anche insomma i ragionamenti che facciamo oggi, è che ci interessa l'eccellenza dell'altro. Questo ho usato un'espressione messa tra virgolette perché è abbastanza recente, insomma ascoltate, è recente della persona che è Luigino Bruni, un economista noto insomma per occuparsi di economia civile, fa questo ragionamento qui. Certe imprese, le cooperative sociali in particolare, hanno nella loro natura il fatto di perseguire un interesse che è quello dell'altro, cioè non è immediatamente il proprio, ma soprattutto se si occupa di inserimento lavorativo, hanno una cura delle capacità residue, se sono in alcuni casi, ma comunque per farle diventare eccellenti degli altri. Questa è un po' anche una cosa che cerchiamo di utilizzare nel nostro lavoro, cioè cercare di intuire quali sono le condizioni eccellenti che la controparte, chiamiamola, insomma, possa in qualche modo esprimere o rappresentare. Quindi nel modo di fare attività di raccolta finanziaria finalizzata a un investimento il quale serve una operazione di risparmio energetico, non abbiamo un ulteriore elemento qualificante che è questo, quello di perseguire l'interesse, l'eccellenza dell'altro. E Sinergia è una società cooperativa di produzione e lavoro, non sociale. Vediamo, insomma, magari nel tempo riusciremo anche a individuare il modo per far lavorare persone per le quali appunto la ricerca di queste competenze residue è più raffinata, più delicata. Insomma. Nel frattempo il lavoro che faremo sarà in strutture di pubblica amministrazione o di cooperative sociali, insomma, che siano strutture di a destinazione collettiva gestite da questo tipo di imprese. Insomma. Non privati? Così. Anche privati sulla parte condominiale, magari condominiale, se volete approfondiamo un po' meglio, insomma, però tanto per dare un carattere, perché anche questo tipo di aziende, appunto le Energy Saving Company o Energy Service Company, qualcuno insomma l'ha sentito nominare, sono anche tanti tipi, insomma ce ne sono anche di importanti, in genere le grandi aziende hanno al loro interno una struttura di questo tipo, che è una struttura tecnica. Noi vogliamo qualificarci per questo tipo di caratteristiche, cioè l'interesse collettivo, l'interesse pubblico com'è, cioè cercare di lavorare. Poi nel settore condominiale, quale magari lo troviamo un modo di presentarlo un po' meglio, può essere interessante perché comunque hai un impatto con la cittadinanza, come dire, di discussione pubblica, come dire, insomma, far diventare l'assemblea condominiale, che insomma immagino qualcuno di voi abita in condominio, è un problema, no? Boh, la nostra ambizione, se volete, sì, ancora una volta così di ideale, è quella di fare la discussione sulla modifica, sul sistema di modifica della centrale termica, allo scopo di domandarsi se con quel modo lì ottengo il risultato io, ma ottiene il risultato anche il condominio, come dire, anche il collettivo. Poi magari ci arriviamo meglio, insomma, peraltro ci sono anche delle questioni normative recenti,
c'è volontà possiamo approfondire, insomma, su come anche nei condomini sono delle ottime opportunità. Ecco, quindi questa è un po' l'impostazione, spero di recuperarla, cioè di avervi dato un quadro sufficiente, insomma sono queste quattro dimensioni, no? Il fatto di lavorare finalizzato l'investimento, di farlo con su un progetto imprenditoriale, dove c'è maggiore richiesta è il settore risparmio energetico, e ora cerchiamo di tradurlo anche recuperando le competenze che la controparte può esprimere. Per esaminare quindi il progetto energetico che può interessare, insomma, è vicino, che pensavo di rappresentare questo, insomma, il a ottobre abbiamo fatto una verifica delle condizioni di consumo del municipio di Sant'Orso e abbiamo elaborato un'ipotesi di riqualificazione che vi presenta Andrea. Adesso qua devo staccare il cavo, penso comunque per fare abbastanza tale così. Buongiorno a tutti, sono Andrea Mascagni, mi occupo della parte tecnica, insomma, della società, in particolare sono un professionista, un professionista, e lavoro per uno studio di progettazione e consulenza che è entrato all'interno di Sinergia come supporto tecnico della società. In questa piccola parte dell'intervento volevo appunto presentarvi come si interviene per capire quali sono, diciamo, le problematiche energetiche di un edificio e proporre una serie di interventi, quindi una specie di diagnosi energetica preliminare che serve in ogni caso per valutare in maniera attenta quali sono le problematiche e anche le opportunità. L'esempio che mi viene appunto più facile da fare in questa sede è quello del Comune di Sant'Orso, un progetto di cui abbiamo fatto solo la parte in questo momento di progetto preliminare, che si chiama proprio progetto preliminare e diagnosi energetica. È un intervento di riqualificazione sia della parte edilizia che della parte impiantistica del municipio del comune, che conoscete, probabilmente l'avete visto. È stato appunto fatto questo progetto preliminare nel 2014 con questa ipotesi di interventi sia sull'involucro edilizio, quindi isolamento termico cappotto, per tutte le superfici opache, poi un isolamento termico del sottotetto, in questo caso i serramenti erano in condizioni dignitose, quindi non nessun intervento sui serramenti, ma pellicole riflettenti sulle superfici vetrate esposte a sud, perché è una esposizione molto particolare, molto energeticamente inefficiente anche nei regimi estivi e soprattutto una condizione di malessere interno importante. Sulla parte impianti di climatizzazione, anche qua alcune cose abbastanza classiche come sostituzione del generatore di calore, in particolare sono due caldaie attuali in condizioni di età e di condizioni fisiche abbastanza precarie, con nuove caldaie, in questo caso a gas e condensazione, perché per la tipologia edilizia per la collocazione è più facile pensare a questa soluzione, ma non è detto che si possano pensare altre idee con le biomasse, eccetera. Nuova regolazione climatica è importantissima per qualsiasi tipologia di intervento, fare una regolazione che sia attenta alle esigenze dell'edificio e quindi investire molto sulla regolazione, sulla, diciamo, tra virgolette, si parla tanto di domotica, in realtà non è neanche domotica, è semplicemente andare a capire come sono le condizioni interne dell'edificio e fare in modo che l'impianto risponda bene a queste condizioni. Poi dal punto di vista elettrico, sostituzione delle pompe di circolazione e un'ipotesi di sistema di ventilazione meccanica controllata, che adesso va un po' di moda nella riqualificazione edilizia degli edifici privati, ma che anche nel pubblico potrebbe avere una sua ragionevolezza. E quindi sostanzialmente non si cambiano più solamente i serramenti, ma si fa anche un sistema di rinnovo dell'aria con recupero di calore. Questo permette di non dover più aprire i serramenti d'inverno e di avere un ricambio dell'aria ottimale. Scusi, ma regolazione così intende valvole termostatiche? Valvole termostatiche, ma anche centrali di regolazione che sente le temperature
diciamo, negli ambienti, negli ambienti campione, e decide di modulare la potenza della caldaia o le temperature di mandata e di ritorno in modo tale da ottimizzare anche la distribuzione dei fluidi. Quindi non soltanto valvole termostatiche, chiaramente ci vogliono sempre quelle, però ci sono molte volte, ci sono delle condizioni per cui i locali interni si surriscaldano e quindi intervenire a chiudere prima la caldaia, prima di quando si sente veramente caldo, è sicuramente un vantaggio. Questo nelle mezze stagioni abbiamo visto che può essere importante. Con le nuove caldaie, diciamo regolanti, modulanti e condensazione, è tutto più facile. Il municipio di Sant'Orso avete in mente probabilmente com'è e com'è fatto, è una struttura in cemento, nuda e cruda, fatta in fretta e furia negli anni 70, dopo il terremoto mi sembra, e ha una centrale termica seminterrata poco fuori dalla sede dell'edificio. La prima cosa da fare per fare uno studio fatto bene è partire dai consumi energetici, quindi si fa un'analisi dei consumi nella situazione attuale e anche nelle situazioni eventualmente prevedibili future. Quindi chiaramente bisogna raccogliere i dati di consumo sia sul termico che sull'elettrico e anche i dati di costo. In questo caso erano abbastanza facilmente reperibili, ma non sempre è così facile trovare queste informazioni che sono indispensabili. Tutto è legato chiaramente a quanto risparmio in termini non solo percentuali ma anche assoluti si può ottenere. Okay. Qua abbiamo consumi sostanzialmente importanti, circa 17.500 metri cubi di gas all'anno e 30.000 kWh di energia elettrica su una struttura non usata ancora al 100%. Quindi sostanzialmente di costi per il solo municipio stiamo parlando di 15.000 euro all'anno e di municipio più la scuola ex Zanella accanto, insomma per le poche aule attualmente utilizzate, intorno ai 20.000 euro. Interventi. Allora, nella diagnosi energetica bisogna, oltre a fare un'analisi della situazione attuale dei limiti, anche una valutazione di quali sono gli interventi e quali sono i benefici che si possono ottenere. Per esempio, in questo caso dove c'è soltanto cemento armato come struttura portante muraria, un cappotto esterno, dove in questo caso è facilmente realizzabile, porta a riduzione delle dispersioni tramite le superfici murarie intorno all'88%, quindi molto importanti. Il sottotetto che vedete in queste due foto è completamente non isolato e anche qua fare un isolamento del sottotetto è abbastanza facile e porta un miglioramento di oltre l'80% dei consumi, delle dispersioni verso il sottotetto. Cambio caldaia. Da una caldaia di vecchia concezione a una nuova caldaia, cambiando sia la caldaia che il bruciatore, quindi mantenendo però la concezione di una caldaia di gas, si passa un miglioramento in punti percentuali di quasi il 19%, mediamente, questa è una valutazione media, ma si va da un 20 a un 30-35% di miglioramento del rendimento di una caldaia. Questo perché si intende il rendimento stagionale. Cioè le caldaie non guardate il rendimento quando vi fanno fare l'analisi dei fumi, perché è un rendimento istantaneo fatto nelle condizioni ideali. Bisogna vedere quando, in tutto l'arco del tempo, dell'anno, della stagione termica, quanta energia ha consumato e quanta energia utile ha effettivamente erogato. L'ordine di grandezza è intorno al 75-80%. Qua cautelativamente abbiamo ipotizzato un 79% e con una caldaia a condensazione usata bene si può arrivare a un 98% di rendimento medio stagionale. Sulla regolazione, sulle pompe di circolazione, vedete molto spesso nei comuni abbiamo la situazione di avere pompe che vanno da 40 anni, quindi chiaramente sono al limite della loro vita utile, anzi sono state molto brave queste pompe a resistere per così tanto tempo. Però dal punto di vista energetico una pompa di 40 anni fa consuma circa il 50% in più di una pompa moderna. Quindi nel giro di due anni si ripaga l'intervento, solo che i comuni non hanno da un lato a volte la capacità tecnica di capire quali sono i vantaggi di un cambio delle pompe, anche quando non si sono già rotte. Ma dall'altro è difficile sempre finanziare questi interventi, quindi anche interventi banali come il cambio delle pompe, che comporta comunque qualche migliaio di euro di intervento, non è così facile. Stessa cosa la regolazione, vedete sulla destra una centralina di regolazione degli anni 70, funzionante, quindi tutto sommato va bene, ma rispetto alle nuove centraline di regolazione che sono in grado di impostare gli orari anche da remoto, che sono in grado di vedere le temperature
del fluido, che sono in grado di vedere temperature negli ambienti di campione, c'è un abisso di confronto, e l'ordine di grandezza di investimento sta parlando di 1.000 euro, 2.000 euro al massimo. Quindi anche questi sono investimenti che tendenzialmente non si fanno per mancanza di competenze da un lato e anche di liquidità. Sostanzialmente quindi in una diagnosi energetica va fatta una serie di elenco di interventi possibili partendo dalle criticità che l'edificio presenta. In questo caso vi ho fatto un prospetto appunto di quelle che sono le criticità, quindi che riguardano la tipologia di opere edili o piuttosto che impiantistiche, quindi dispersione termica attraverso l'involucro, dispersione attraverso le coperture, rientranze termiche eccessive attraverso le vetrate, eccetera, eccetera. Questa è una serie di elementi, diciamo, di problemi, una proposta di intervento e una valutazione tecnica sul vantaggio energetico per fare questi interventi. Quindi ognuno di questi interventi è stato in qualche modo classificato e a questo è stato fatto un calcolo del risparmio energetico, elettrico o termico, a seconda della tecnologia, per migliorare le prestazioni. A questo punto questa tabella aiuta anche a capire eventualmente quali sono gli interventi prioritari. Su questo si possono dare anche degli indici di priorità. In questo caso vedete l'isolamento termico a cappotto per la struttura che abbiamo, cioè il municipio di Sant'Orso, dove effettivamente è quella la struttura più disperdente, il 48% del risparmio si ottiene facendo il cappotto, quindi quasi il 50% del vantaggio energetico è facendo il cappotto, e poi ci sono via via le altre percentuali. Chiaramente la cosa interessante è cercare di fare un intervento complessivo, perché è chiaro che si può anche solo cambiare la caldaia, ed è chiaro che la caldaia porta il suo risparmio indipendentemente dalla struttura. Ma vi faccio questo esempio perché può essere utile nei ragionamenti. Se io cambio la caldaia e in questo caso un impianto a radiatori, alcuni sono convinti che una caldaia a condensazione non vada bene se ho degli impianti a radiatori, ma vada bene solo se ho impianti a pavimento radiante. Non è vero. Una caldaia a condensazione lavora molto bene anche con impianti a radiatori. È chiaro che se ho impianti a radiatori e li faccio lavorare a più bassa temperatura rispetto al passato, cioè invece di far mandare l'acqua a 70-80 gradi riesco a mandarla a 60, ho un vantaggio di quasi un 10% di rendimento in più. Quindi è chiaro che se io faccio un intervento di miglioramento delle dispersioni, quindi vuol dire che sostanzialmente i radiatori, quelli che ci sono, non li cambio nemmeno, ma sono già sovradimensionati se ho fatto anche un cappotto esterno, siamo in grado di far andare l'acqua a temperature più basse rispetto a come magari vengono fatte in passato. Quindi fare un intervento misto edilizia più impianti consente di ottimizzare i vantaggi di uno e dell'altro. I calcoli dei benefici energetici sono ponderati a livello di consumi invernali o anche estivi? In questo caso per semplicità in termini invernali, a parte il discorso delle vetrate, visto che sono le pellicole, esatto, quello perché in realtà nel municipio di Sant'Orso la climatizzazione estiva non è fatta, ci sono soltanto degli piccoli split che vanno solo temporaneamente, quindi non c'è, è chiaro che sarà un vantaggio anche estivo, però dal punto di vista economico questo vantaggio è difficile quantificare, verrà sostanzialmente come beneficio per gli utenti che non dovranno usare gli split. Sulle vetrate invece quello sì, perché chiaramente tu accendi lo split proprio esattamente quando è troppo caldo e quindi è più facilmente quantificabile. Però in generale si può fare un ragionamento sia per l'estate che per l'inverno e andare a farlo. Dopodiché calcoli dei benefici energetici in termini di energia primaria, quindi questi sono calcoli che servono per quantificare il beneficio complessivo. Ovviamente a questo vanno messi anche i benefici ambientali, fra virgolette, cioè il risparmio di CO2, che è il primo, diciamo, parametro ambientale che va calcolato in questo momento, anche perché il Comune di Sant'Orso fa parte del PAIS, quindi fa parte dei comuni che hanno l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2, ma anche perché in generale è uno dei principali parametri su cui vengono valutati anche i progetti di risparmio energetico. Ovviamente ci sono anche i risparmi economici annui, che è l'ultimo casellino, che è la cosa più importante ovviamente, perché è tutto proporzionato a questo. Quindi sostanzialmente va valutato in funzione del prezzo dell'energia attuale il risparmio economico derivato dagli interventi.
In questo caso vedete che c'è una descrizione solo per il municipio e un'altra per il municipio di biblioteca, semplicemente perché attualmente la centrale termica del municipio serve anche la biblioteca, e quindi riqualificando il municipio ma cambiando le caldaie che sono presenti, è chiaro che si fa un vantaggio anche per i consumi legati non espressamente al municipio ma anche alla struttura connessa alla biblioteca. Ecco, ovviamente la contropartita è calcoliamo l'investimento che serve per arrivare a questo tipo di interventi. In questo caso quindi è stato fatto un computo metrico preliminare in cui ogni attività, ogni intervento è stato valutato e quantificato dal punto di vista economico, e quindi si è arrivata alla cifra complessiva, insomma, di 220.000 euro in questo caso per il comune. Chiaramente vanno valutati eventuali incentivi, è fondamentale in questa fase avere degli incentivi economici su questi interventi e sono ancora indispensabili in generale. In questo caso è stato valutato per esempio un contributo a fondo perduto, in realtà esiste anche il contributo, il conto termico, il famoso conto termico che è accessibile per gli enti pubblici, per cui ci sono diverse tipologie di incentivi. Per i privati esistono le detrazioni fiscali, quindi in generale in questo momento per fare attività di risparmio energetico per fortuna c'è comunque un contributo pubblico che aiuta ad abbassare l'onere degli investimenti. Quindi sostanzialmente bisogna calcolare degli indicatori economici, questo lo vediamo in un piano economico e finanziario, indicatori economici che sono essenzialmente tre: il payback, cioè il tempo di ritorno dell'investimento, che significa in quanto tempo rientra il mio investimento nel tempo, ed è uno dei parametri, ma non è il più semplice a calcolare perché è l'investimento diviso il risparmio annuo. Però non è detto che sia il miglior parametro di valutazione dell'investimento, perché io posso avere tempi brevi ma risparmi bassi perché investo poco. E per esempio cambiare solo le pompe in circolazione probabilmente è quello che a tempi di ritorno, come vi accennavo, migliori, in due anni si ripaga una pompa di circolazione, due o tre anni. Ma il problema è che non ho cambiato nulla dell'edificio, ho risparmiato il 2% del fabbisogno generale, quindi in realtà non ho inciso per niente a livello del comune. Un intervento complessivo invece va valutato anche in termini di quanto il valore attuale netto, per esempio, cioè quanto il risparmio attualizzato all'oggi al netto dell'investimento fatto. Quindi sostanzialmente facendo questo intervento proposto il comune risparmierebbe complessivamente nei 20 anni 75.000 euro attualizzati ad oggi, quindi spendendone 220 guadagnerebbe 220 più 75 all'oggi. Un altro indice importante di valutazione degli investimenti è il TIR, il cosiddetto tasso interno di rendimento, e cioè se io quei soldi, 220.000 euro, li avessi investiti da qualche altra parte, che rendimento mi avrebbero dato facendo questo investimento? E per esempio in questo caso sta parlando di tassi intorno al 7-10% a seconda dello scenario, solo municipio più biblioteca. Capite che questo comincia a entrare, come diceva Massimiliano, un discorso di tipo finanziario, ed è, diciamo, sono questi tre indici che valutano l'efficacia dal punto di vista economico di un'iniziativa, tralasciando chiaramente tutti gli altri indici di tipo ambientale che possono essere messi. Poi chiaramente si possono fare i grafici piuttosto che altre valutazioni. Vi faccio vedere solamente un piano economico come viene sviluppato normalmente. Adesso apro. Per esempio, in questo caso nel comune di Sant'Orso un investimento è abbastanza semplice, si è ipotizzato che il comune facesse direttamente l'intervento, facesse direttamente l'intervento con finanziamento proprio al netto del finanziamento della Regione Veneto. Quindi in questo caso, per esempio, ho un prospetto annuale, qua vedete l'andamento nel tempo dei risparmi, qua sono già calcolati, vediamo se si riesce a capire, i risparmi di combustibile e anche sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie che il comune avrebbe mantenendo gli impianti esistenti. A questo vanno conteggiati, diciamo, i costi operativi, cioè tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie che comunque i nuovi impianti ti comporterebbero, e quindi si fa la differenza, questo si chiama margine operativo lordo, cioè la differenza tra quello che ho
in mente di risparmiare, e questo è quello che devo in qualche modo spendere comunque per gestire i miei impianti. Il risultato operativo è il risultato, diciamo, il margine operativo lordo al netto degli ammortamenti, perché quell'investimento che ho fatto da 200.000, ipotizziamolo di farlo in ammortamento a 20 anni, mi comporta un'uscita, tra virgolette, economica di 3.300. 66 residui. Sì, chiaramente sì, 66 residui dell'investimento al netto del contributo della regione. Per cui sostanzialmente sono in grado di calcolarmi gli indici che vi avevo detto. Chiaro che per un comune non si parla tanto di utili o di margini operativi o risultati finanziari, però questo mi serve per poi farvi vedere un esempio invece di come lavora una ESCO, che è più o meno simile, per capire che è da questo che si ricavano poi gli indici economici che abbiamo visto sopra. Allora, siamo partiti dall'esempio del comune, diciamo, del municipio, perché magari più di qualcuno di voi mi parla di lavori nell'ambito pubblico, no? Quindi magari è un modo per usare un argomento più comune, ma anche perché l'idea è quella di dire, se c'è una società privata, in questo caso, no? Appunto, se ormai esco che interviene, si fa promotrice di un'operazione, deve innanzitutto partire da questo dato qua, se ci sono le condizioni e come si calcolano, ecco, come fa una ESCO a calcolare l'opportunità di fare un investimento presso, in questo caso, il comune di Sant'Orso. Non parliamo oggi di tutta la questione di come avviene l'affidamento, come un privato partecipa, oppure se volete lo facciamo più tardi, insomma, intanto per me era dare le informazioni, o meglio, il metodo con cui si calcola questa opportunità, insomma, che è sintetizzata dalla tabellina, quella dell'ultimo PDF, insomma, cioè se c'è un tasso di interesse, cosiddetto TIR, sufficiente, diciamo, insomma, no? Questa qui è la quindi, ecco, se si vede bene, capite? Cioè, il ragionamento che fa qualsiasi azienda privata che possa essere interessata è se c'è un rendimento, un tasso interno di rendimento, un rendimento annuo dell'investimento che sia almeno superiore agli oneri finanziari e anche garantisca un margine di utile all'azienda. Questi sono i parametri di base. Quando decide di investire, scusate un attimo, indietro, quando decide di investire 66.000 euro come quota minima, parlando di conto termico, cioè di contributo, potrebbe essere percepito da una ESCO in 5 anni, in questo caso, cioè 154, che è l'esempio che vediamo tra poco, in realtà l'investimento da fare iniziale è di 220, cioè, mi spiego meglio, se Sinergia fa una proposta al comune di Sant'Orso di ristrutturare con quelle caratteristiche che abbiamo visto prima il municipio, fa un investimento di 220.000 euro, di questi 154, adesso in realtà un po' di più, 40%, insomma, vengono rimborsati, tiene un contributo dal GSE che si chiama conto termico, conto energia termico, e il resto invece rientra con un canone che è addebitato al comune di Sant'Orso, che comunque è inferiore ai consumi che sta sostenendo. Vi faccio un esempio. L'esempio che vediamo però non è legato, perché questo suppone che ancora non l'abbiamo tradotto, nel senso che abbiamo fatto dell'investimento sul municipio un'operazione come Sinergia, come ESCO, ma lo vediamo su un esempio simile, perché gli importi sono uguali, vicini, una struttura privata che stiamo definendo in questi giorni, insomma, questa è una struttura collettiva privata, residenziale, sulla quale appunto c'è da investire l'atto risparmio energetico, diciamo, insomma, 236.000 euro, e vediamo questo che tipo di fabbisogno di capitale richiede. Sì, adesso vediamo di ingrandirlo, diciamo bene. Che tipo di fabbisogno di capitale, per questo è l'argomento poi successivo. Cioè, infatti, diciamo, queste tabelle Excel che rappresentano il modo, il metodo con cui si costruisce il progetto imprenditoriale, poi la presentazione vuole essere, come ci arriviamo al fabbisogno che emerge.
Ecco, sostanzialmente in questo caso è una ristrutturazione di una struttura che è usata come asilo, che adesso verrà usata come struttura di accoglienza per una cooperativa sociale di Vicenza. Ancora più grande. Vi faccio vedere soltanto come viene costruito una ipotesi di lavoro tramite ESCO, cioè in questo caso la cooperativa sociale non ha disponibilità finanziaria per fare l'intervento, la struttura è di proprietà del comune, in questo caso di Vicenza, e quindi può beneficiare del conto termico e quindi in questo caso l'ipotesi è stata fatta utilizzando il contributo in conto termico. Poi dopo eventualmente approfondiamo questo tema del conto termico che è in fase di aggiornamento anche dal punto di vista dello Stato. Sostanzialmente l'investimento complessivo è di 565.000 euro, di cui la cooperativa, per poter comunque fare le attività di base, ha comunque dei lavori per 329.000 euro. Gli interventi di riqualificazione energetica in questo caso sono di circa 236.000 euro. In questo caso anche si fa il cappotto, si fa l'isolamento della copertura, si fa il cambio della caldaia, si fa anche il cambio serramenti in questo caso. Sostanzialmente da questo incentivo, da questo progetto, il conto termico comporta un beneficio di 124.000 euro spalmati in 5 anni. Sostanzialmente cosa fa? La proposta che la ESCO può fare alla cooperativa o al comune, a seconda di chi è il soggetto, è di dire: va bene, quanto pagavi di canone prima di fare gli interventi di risparmio energetico? Ecco, questa tabellina vedete sostanzialmente un prospetto di quello che un ente spende per gestire un edificio, quindi la bolletta, in questo caso termico ed elettrica, le manutenzioni ordinarie, in questo caso c'è una contabilizzazione obbligatoria del calore, perché è un ente che, dopo lo vediamo, anche per i condomini sarà obbligatorio dal 2016 fare una contabilizzazione individuale del calore per ogni utente, e poi le manutenzioni straordinarie, perché in questo caso la struttura appunto avrebbe comunque bisogno nei prossimi 20 anni di almeno cambiare una volta la caldaia, almeno fare un rifacimento della guaina di copertura, e quindi un minimo di interventi dovrebbero essere fatti. Sostanzialmente quindi sono stati spalmati in 20 anni. Sostanzialmente i costi stimati senza fare nessun intervento di riqualificazione energetico sono circa 27.000 euro. Bene, se interviene una ESCO che può beneficiare del conto termico e quindi fa una proposta di dire: riqualifico il tuo immobile, pago io le spese di riqualificazione energetica e ti garantisco un risparmio, che quel risparmio deve essere tale per cui il costo futuro non sia superiore al costo attuale della tua struttura. In sostanza vengono identificati queste quattro colonne di costi. Da un lato c'è il rimborso degli investimenti, sostanzialmente siccome la ESCO anticipa l'investimento e al netto del conto termico, chiaramente deve avere un rimborso di questo investimento fatto, e quindi c'è una quota fissa legata all'investimento. Una quota variabile legata alla bolletta, in questo caso la garanzia appunto che la ESCO dovrebbe dare è quella di dire: io garantisco che tu pagherai, comune o ente pubblico o ente collettivo, pagherai una bolletta la cui somma insieme al rimborso dell'investimento e alle manutenzioni straordinarie sia pari o inferiore a quello che avresti pagato normalmente. In questo caso quindi la bolletta energetica scende dai, vediamo prima che erano circa 20.000 euro a 7.700 euro. E questo, sostanzialmente è questo risparmio che deve pagare l'investimento. Poi a questo aggiungiamo i costi di gestione degli impianti, perché la ESCO garantisce per tutta la durata del contratto, in questo caso di 20 anni, garantisce la manutenzione ordinaria e anche le eventuali rotture degli impianti installati o di problematiche di manutenzione straordinaria sugli impianti installati per tutta la durata del contratto. Quindi ci sono i costi anche assicurativi da considerare. Il totale della nuova spesa è quindi intorno ai 25.000 euro, con un risparmio rispetto ai 27.000 euro visti prima di circa 1.700 euro all'anno. A questo vanno sommati il fatto che negli anni, tenendo conto anche di un minimo tasso di inflazione pari al 2%, ovviamente il fatto di avere dei costi che sono praticamente fissi e sono sostanzialmente il rimborso dell'investimento, che è un tasso costante, un tasso fisso, rispetto a un costo variabile come quello dell'energia, che per esempio sugli anni passati ha avuto delle grandissime oscillazioni. Ci sono stati degli anni in cui aveva un tasso di crescita annuo del 5, 7, 8% all'anno, e chiaramente
il vantaggio nel corso del tempo aumenta, perché hai in qualche modo bloccato una parte dei costi e quindi sostanzialmente la variabilità legata al prezzo dell'energia è sostanzialmente bloccata. Quindi alla fine, cumulando i risparmi nel tempo, sostanzialmente il comune, in questo caso la cooperativa sociale che fa l'investimento, si trova a dire non investo nulla dei 260.000 euro di cui avevo bisogno per mettere, diciamo, per riqualificare energeticamente l'edificio, ma ne ottengo un beneficio che crescente nel tempo fino al 20° anno. Dalla fine del contratto, in questo caso è fatto molto lungo perché gli investimenti sono molto importanti e soprattutto sugli infissi non si ripagano in tempi brevi, ma chiaramente l'investimento, la durata dell'investimento è funzione di quanto velocemente si ripaga l'intervento. In questo caso al 20° anno la cooperativa si trova ad avere un risparmio calcolato intorno a 80.000 euro. Vi faccio vedere soltanto, la ESCO cosa fa? Fa, sulla base degli stessi dati, fa un ragionamento analogo. In base agli investimenti che deve fare, in base ai costi della struttura, valuta se quella proposta economica che ha fatto alla cooperativa sta in piedi per il proprio bilancio. Quindi chiaramente, e dopo qua lo vediamo, c'è anche da considerare un mutuo piuttosto che l'equity, cioè il capitale proprio che mette in questo investimento, e i costi ovviamente di gestione, come abbiamo visto. Non mi fermo più intanto perché secondo me magari su questo poi approfondiamo. Mi interessava appunto evidenziare che in ogni caso, insomma, partendo da una condizione di risparmio che si ottengono, sono in modo determinante condizionate dalla quantità di mezzi propri o di finanziamento bancario richiesto, che è l'oggetto di cui parliamo adesso. Cioè, poi per ottenere un risparmio che avete visto non essere così importante, cioè 1.700 euro per annui, perché partiamo da, che è comunque intorno al 10%, sono un po' meno del 10% dei costi energetici che avrebbe avuto la struttura, è condizionato in maniera significativa dalla quota di ammortamento sul mutuo che si ha, per cui la necessità di trovare un modo di finanziarsi, come dire, insomma, di avere capacità finanziaria propria è determinante. Cioè, in questo caso regge l'intervento con una quota di mezzi propri pari al 50%, cioè la società deve comunque reperire il capitale, che è l'azionariato popolare, chiamiamolo, insomma, per una quota del 50%. E quindi operazioni che dal punto di vista tecnico stanno in piedi, però sono molto condizionate dal lato finanziario. Questo è un messaggio di base, insomma. E quindi la necessità di mettere in moto dei sistemi che appunto esistono, si possono fare. Faccio vedere un esempio simile, ma solo i risultati, per un condominio, solo giusto perché era venuto fuori. Allora, in questo grafico vedete sostanzialmente tre scenari in cui un condominio è stato proposto a un condominio di fare tre ipotesi: o fa direttamente l'intervento che è obbligatorio dal 2016, di contabilizzazione individuale del calore, quindi significa che in tutti i condomini con riscaldamento centralizzato entro il 31 dicembre 2016 sarà obbligatorio mettere dei sistemi che misurano l'energia consumata effettivamente da ciascun appartamento. Questo è un lavoraccio da un certo punto di vista, però è fondamentale e ce lo chiede l'Europa. Tra l'altro, se non lo facciamo entro il 2016 pagheremo delle sanzioni, sì, già si sa che le pagheremo comunque, per cui insomma sarà un bel problema, però per adesso c'è l'obbligo. C'era già previsto nella legge 10 comunque questo? Era già previsto nella legge 10, ma mai fatto. Ma deve essere fatto un progetto anche in cui si dimostra il risparmio energetico di questa operazione, o no? Sì. Sì, sì. Ecco, io vi dico la mia esperienza, ho seguito diversi interventi di ristrutturazione, anche solo della contabilizzazione individuale, e un risparmio si ha intorno al 15% minimo tra la situazione vecchia e la situazione nuova. Questo perché la gente, quando sa che spende in tasca propria, è chiaro che sta un po' più attenta, quindi ci sono
degli comportamenti virtuosi anche dei cittadini. Comunque nello scenario 1 vedete, il condominio mi ha chiesto, voglio valutare se faccio io l'investimento, che cosa spendo, sono circa 19.000 euro, il condominio da 13 appartamenti, 19.000 euro per fare solo questo intervento. Lo scenario 2, siccome io ho valutato la caldaia che è in pessime condizioni, è molto vecchia, un condominio che consuma 20.000 metri cubi di gas e quindi consuma 40% in più rispetto a quello che dovrebbe consumare, e gli ho detto valutate anche di fare il cambio della caldaia visto che ci siete, perché in questo caso vi portate a casa anche le detrazioni fiscali del 65%. Quindi il secondo scenario che vedete qua riassunto benissimamente è spendi 44.000 euro per ottenere però un risparmio intorno al 25-30% annuo con le detrazioni fiscali del 65%. Terzo scenario invece, fate lo stesso cosa, stesso investimento, cioè cambio caldaia più contabilizzazione, però tramite una ESCO, cioè qualcun altro che fa l'investimento per voi. In questo caso il contratto è di 10 anni. Vedete allora nel grafico i risparmi, in questo caso secondo me il criterio più semplice era far capire il risparmio accumulato. È chiaro che se uno deve spendere 20.000 euro, torna in quanto tempo, tenendo conto delle detrazioni fiscali, in questo caso sono del 50%, non del 65%, torna in circa 5 anni. Se uno spende e al decimo anno per esempio risparmia cumulativamente 15.000 euro, al ventesimo anno ne risparmia 46.000 euro. Okay? Se uno fa un intervento anche di cambio caldaia, chiaramente al tempo di ritorno in termini economici uguale, quindi in 5 anni ritorna anche il secondo investimento, ma il vantaggio è molto maggiore perché al decimo anno ho risparmiato in maniera accumulata 30.000 euro, quindi il doppio, e al ventesimo anno quasi 90.000 euro. Quindi questo sono per il condominio, sì, per ciascun condominio, insomma, significa avere sostanzialmente maggior cassa finale. Nel caso in cui interviene una ESCO, è una via di mezzo, perché chiaramente la ESCO cosa fa? Fa un prospetto di investimento in cui sostanzialmente c'è un rimborso del, adesso qua lo vedete in questa diagramma che avete visto come prima, in questa tabella, c'è un rimborso dell'investimento che in parte va a coprire l'investimento che il condominio non ha sostenuto. Qual è la differenza rispetto a fare l'investimento da parte diretta del condominio? Gli oneri finanziari, sostanzialmente è quella la differenza. E quindi è chiaro che il massimo vantaggio si ha quando il condominio fa l'intervento direttamente, però molto spesso non lo fanno perché non tutti i condomini riescono a tirare fuori 44.000 euro da spendere subito così, e poi magari devono spendere perché l'anno dopo si rompe la caldaia, quindi in realtà è un problema che magari si ripresenta. Il fatto di avere una ESCO che fa un intervento di efficienza energetica permette di sostanzialmente delegare a un soggetto terzo, tecnico, il compito di investire. Un vantaggio qual è? È che non è un classico installatore che ti fa la caldaia e poi chi si è visto si è visto. Il risparmio te lo deve garantire il contratto con cui viene fatto tra il condominio, tra l'ente pubblico e la ESCO, è tale per cui deve esserci le prestazioni garantite, cioè la ESCO deve garantire un certo risparmio. E quindi questo è importante, è una cosa che normalmente un installatore non potrà mai fare. Un beneficio importante che hanno i condomini in questo momento è che anche se l'investimento lo fa la ESCO, il condomino può beneficiare comunque delle detrazioni fiscali già dal primo anno, perché è una specie di leasing e quindi è riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate come forma di finanziamento, quindi esattamente come andare in banca. Per cui sostanzialmente il condominio, se vedete la somma di queste colonne, di vostro investimento, bolletta energetica con la ESCO, i costi di gestione e le detrazioni fiscali, fa sì che con la ESCO sostanzialmente ogni anno risparmia intorno ai 1.000 euro e quindi non ha un beneficio da subito senza dover tirare fuori il capitale, ma solo rimborsare le rate che sono proporzionati per sostanzialmente al risparmio energetico in bolletta. Questo è il concetto base, poi chiaramente va personalizzato per ogni realtà, e anzi lo studio, la diagnosi energetica preliminare diventa fondamentale per fare questi conti in maniera seria e non accappata per tutto. Ecco, io mi fermerei qua, se così posso solo ottenere questa, se riesci a chiudere un attimo, si compone sostanzialmente la proposta di, economica all'utente di tre parti, no? Rimborso investimento, bolletta energetica e gestione degli impianti, in modo che sia trasparente, come dire, più trasparente, come si compone il prezzo per l'utente. Qua
proprio per valorizzare, per approfondire, rendere più esplicito come la capacità di capitale determina, vedete che su 18.000 euro 6.000 dipendono dalla quota di un patrimonio investimento. Se io quel valore lì riesco a ridurlo perché ho mezzi propri, come dire, una questione capitale, anche nel caso di un condominio si riduce l'impatto sul consumo. Vi faccio un esempio, in questo caso il tasso utilizzato è quello attualmente normale sul mercato, è un 5,5%, ma se noi lo ponessimo al 3%, è un tasso molto vantaggioso, nel senso che è un tasso conveniente. No, perché autofinanza, ad esempio, non è che 13 persone si fanno la loro cooperativa per fare il desco, ovviamente, insomma, ma per dire, se c'è una riduzione dell'impatto finanziario, questo va a incidere direttamente sulla componente consumo, insomma, sulla componente canone. Quindi sostanzialmente sì. L'idea nostra, il modo nostro come vogliamo operare è quello proprio di distinguere le componenti di costo del canone sulle tre parti, per stimolare, come dire, insomma, la questione dell'apporto di capitale. Tre parti? Scusi, posso fare una domanda? Io ho sentito delle ESCO che agiscono così, cioè in pratica loro fanno i loro calcoli, rientro, eccetera, e lasciano pagare al condominio il risparmio, nel senso che poi questo lo incamano loro, cioè questo può essere fiscale. Sì. Sì, certo, che in questo caso. Ah, sì, rientra in questo, insomma. Sì, certo. Ma voi avete una ESCO e li avete già fatti questi, allora, delle esperienze già fatte? Sì. Le esperienze fatte non con l'operazione con detrazione fiscale, perché stiamo adesso, insomma, la cosa si è sviluppata in queste settimane. Abbiamo fatto dei lavori di contabilizzazione e su quelli possiamo far vedere anche i dati di quanti consumi sono stati diminuiti, insomma. Però certo, la formula contrattuale è quella di cosiddetto leasing finanziario, cioè sempre all'interno del contratto di fornitura della caldaia, di fornitura del combustibile e di gestione degli impianti, c'è anche l'operazione di prestito fatta da singola persona che viene utilizzata nel 730 per la dotazione fiscale, insomma. Il contratto di leasing finanziario, cosiddetto. Diciamo questo tipo di approccio qua sicuramente per il comune, come il mio, io vengo dal comune da Siero, che ha il problema del patto di stabilità, il fatto comunque di ottenere le risorse, il fatto che comunque eventuali benefici anche riconosciuti nella liquidazione dei contributi eccetera da parte delle regioni, anche per quanto tu possa avere definito vinto magari la partecipazione a un contributo, quindi ti spetta, non sai mai quanto lo liquidano. Comunque il problema di andare a trovare delle risorse alternative, si parlava di un corso che ho partecipato un po' di tempo fa, in cui anch'io stesso ho detto che in determinate condizioni saremmo costretti probabilmente ad accendere dei mutui su magari dei progetti completamente finanziati al 100% per un discorso di delay fra il momento in cui effettivamente tu hai il discorso monetario e il momento in cui hai il riconoscimento di quello che è il contributo che ti spetta. L'impatto che abbiamo noi in questo momento devastante sul discorso patto di stabilità, per cui non è di fatto possibilità più di tanto di fare investimenti che non sei in grado di pagarli, questo effettivamente è un nuovo di problema. Sì, è una struttura che esiste già adesso. Oggi non parliamo tanto del rapporto, diciamo, contrattuale ESCO comuni, a meno che non voglia farlo più tardi. La logica è quella. L'idea è quella di dotare, adesso al di là della nostra, cioè adesso facciamo anche a livello promozionale, ci saranno anche delle altre, insomma, aziende che possono proporsi come iniziare subito a fare un po' di provvista, diciamo, popolare, l'obiettivo che vediamo oggi, insomma. Esatto, mentre prima il discorso si parlava prima del condominio, no? È chiaro che nel condominio può essere interessante valutare il discorso della partecipazione con soldi propri, perché il ritorno dell'investimento è maggiore. Nel caso del comune non è più quella logica, ma è quella di riuscire a fare o non fare un certo tipo di investimento. Quindi è chiaro che a questo punto va benissimo il discorso di dire riduco comunque quello che può essere il beneficio di, chiamiamoli ricavi, che non sono ricavi, ma comunque di minori costi nel tempo, però mi metto in una condizione comunque di portare avanti l'investimento, perché di fatto trasferisco tutto in parte corrente. Esatto, sì, perché sostituisce la bolletta. Sostituisce una quota, la
diciamo, la spesa attualmente. E questo sì, da un lato è l'uovo di Colombo, dall'altro non è facilmente realizzabile perché comunque non è, è complesso. E devo dirvi, c'è un, appunto anche il fatto di trovare dei partner affidabili, perché comunque stai dando in mano il tuo edificio, certo, a un ente che per 10 anni o 20 anni, secondo, che il terzo che te lo gestisce in qualche modo. Quindi una delle esperienze che magari qualcuno ha già fatto con l'ESCO, che magari hanno detto ti proponiamo il contratto di gestione calore, e però non fanno sostanzialmente poi niente di risparmio energetico, perché anche là, se uno vive della vendita di calore non è diverso dal vivere della vendita di gas, per cui non è su quello che bisogna. Sull'investimento, cioè. Esatto. E l'altra cosa vogliamo scomporlo nelle parti di, esatto, nelle tre parti, altrimenti non si rende evidente. Cioè, se io faccio un canone totale, come dire, che dipende dalla quantità dei consumi, non riesci più a evidenziarlo, mentre la nostra intenzione è quella di garantire un risparmio che si misura sostanzialmente sulla colonna 2, la sicurezza energetica, quello è, o più sulle manutenzioni, garantite, in modo che non si vada a comprovare la componente finanziaria, che altrimenti resta sempre quanto famosa, insomma. Solo per farvi un'idea, comunque il conto termico, che è uno strumento che le pubbliche amministrazioni potrebbero fare direttamente, è stato usato per meno del 2% fino adesso, perché chiaramente danno lo strumento ma non danno la possibilità di farlo, perché comunque non ti permette di investire. Quindi per discorso conto termico, in effetti stanno adesso proprio in questo mese discutendo una nuova edizione del conto termico, e probabilmente sarà più potenziato anche l'intervento dell'ESCO tramite il conto termico, proprio per bypassare le difficoltà che comuni hanno. Tecnicamente come funziona? Come? Il conto termico tecnicamente funziona? Qua ho un... Ma anche per i condomini può servire, no? No, perché è molto più vantaggioso le detrazioni fiscali. Potrebbero su alcune cose, ma è talmente, purtroppo hanno fatto il conto termico sugli interventi strutturali, vale solo per le pubbliche amministrazioni, mentre per i privati vale solo, per ora vale solo per piccolissime cose. Quindi non è, è proprio uno strumento pensato. Sostanzialmente è un parallelo delle detrazioni fiscali, dove sono le detrazioni fiscali, scusate, quelle in questo momento sono anche più convenienti. È per gli, per tutte le comuni per primi, insomma, gli enti pubblici per primi, quindi non solo comuni ma anche altri, e la nostra proposta è che di estenderlo anche alle associazioni, a tutti gli enti che non hanno capienza fiscale, e quindi è passato un po' tutto così nel 2012, la prima versione, insomma, delle motivazioni era proprio questa, poiché alcuni enti non hanno possibilità di fare investimenti perché non godono della riduzione fiscale, della riduzione del costo per la riduzione fiscale, e facciamo questo contributo. Queste non sono le motivazioni, sono le sì, solo due parole, poi appunto è in fase di divisione, quindi secondo le anticipazioni sarà migliorativo rispetto ad adesso, quindi sarà più capiente, sarà anche più facile ottenere i contributi, saranno più alte le percentuali, però insomma intanto comunque lo vediamo. Sostanzialmente per le pubbliche amministrazioni vengono riconosciuti investimenti su isolamento termico in superfici opache, superfici trasparenti, cambio delle caldaie e schermature, sostanzialmente degli interventi tipo strutturale per gli enti pubblici e poi anche altre cose. Il contributo è circa pari al 40% delle spese sostenute, quindi capite che rispetto alla differenza del 65% delle detrazioni fiscali, 65%, il 40% è molto meno. Però con dei limiti, cioè ti riconoscono sulla spesa che fai un limite massimo di costo per metro quadro, diciamo, dell'intervento, e anche un costo massimo ammissibile complessivo di progetto complessivo, per cui sostanzialmente si possono fare interventi che dell'ordine di grandezza dei nostri comuni comunque, diciamo, ci stanno tranquillamente, assolutamente quella la taglia. Però sui costi unitari, su alcune voci, per esempio i serramenti, sono molto limitati, quindi è un 40% che poi diventa un 30%, perché su un serramento 450 euro al metro quadro, tenendo conto del lavoro che c'è dietro per fare un nuovo serramento, in realtà fai fatica a ripagarlo. Ecco, comunque in generale è un contributo che viene dato dal GSE, come per il discorso del fotovoltaico,
erogato in 2 o 5 anni a seconda della tipologia di intervento. Quindi sostanzialmente fai l'intervento, alla fine dell'intervento mandi le carte al GSE che, dichiarando appunto la fine dei lavori, dichiarando che hai rispettato tutti i requisiti tecnici che sono previsti, e al termine dei lavori ti vengono erogati, dopo X giorni di valutazione del tuo progetto, il contributo in 5 anni piuttosto che in 2 anni. Normalmente questi interventi tipo strutturali vengono erogati in 5 anni. E quindi... cioè vengono liquidati in 5 anni. Io mi ricordo di aver fatto come comune, sì, una società privata che mi ha gestito la pratica. Non ho ancora visto una lira. Questa in teoria... Questo poi? Sì. Il conto termico in teoria è... Hanno termini... abbastanza ristretti per dare una